nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Sono contento questa mattina di poter celebrare l'Eucaristia di fronte ai resti e alle reliquie di Padre Pio, insieme a Monsignor Fabian, carmelitano e vescovo nel sud del Madagascar. Ci porta il soffio dell'Africa e del Madagascar, di questa chiesa nuova, ecco, in crescita e in vitalità. Aiuta anche noi, ecco, delle chiese storiche a sentire la freschezza del Vangelo. Contento di poter ancora celebrare con alcuni dei confratelli con cui ho vissuto questa giornata e mezza, legati ai gruppi di preghiera e assistenti per l'Italia e alcune zone dell'Europa. Mettiamo nelle mani del Signore questo nostro cammino, il cammino dei nostri gruppi, delle nostre comunità, delle nostre chiese locali, chiedendo l'intercessione di San Pio di Pietrelcina. Innanzitutto chiediamo perdono dei nostri peccati e confidiamo nella sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente, manifesta anche a noi il mistero della nascita del Salvatore, rivelato ai magi dalla luce della stella, e cresca sempre più nel nostro spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di Lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore, Gerusalemme, lode il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore, Gerusalemme.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore, Gerusalemme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più. Folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie, ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo ormai giunti quasi al termine del periodo natalizio. Si conclude domani con la festa del battesimo di Gesù. E chi ha avuto l'opportunità, la grazia di partecipare anche alle messe feriali, avrà ascoltato quasi per intero la prima lettera di San Giovanni Apostolo, di cui oggi abbiamo ascoltato un brano della parte finale, dell'ultimo capitolo, il capitolo 5. Un testo apparentemente non facile, almeno quello di questa mattina, e che potrebbe lasciarci un po' perplessi anche per il linguaggio che usa. Vorrei richiamare l'attenzione su una frase e cercare di chiarirla un po' e renderci conto come è parte della nostra vita. Ed è questa la frase. San Giovanni dice: tre sono coloro che danno testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre
sono concordi. E dare testimonianza è la realtà più importante come cristiani. In altre parole, essere martiri, perché il testimone è colui che offre la sua vita per intero a Dio, è un martire. E a volte alcuni di questi martiri sono chiamati anche a dare testimonianza fino a versare il sangue. E ne conosciamo molti in tutte le epoche. E la nostra epoca è quella che di martiri probabilmente ne ha di più a livello mondiale. Allora, chi dà testimonianza? Lo spirito, l'acqua e il sangue? Velocemente ognuno di questi. Lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, è lo Spirito che rivela Dio, è lo Spirito che ha permesso l'incarnazione di Gesù. L'angelo Gabriele dice a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te e tu sarai la madre del Salvatore. In te prenderà carne la divinità stessa. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La testimonianza principale è la testimonianza dello Spirito Santo, che se anche ci sembra di non vederlo, è colui che però continuamente crea le condizioni anche per noi oggi della testimonianza di fede. Senza lo Spirito non saremo testimoni, senza lo Spirito non ci sarebbero i martiri, senza lo Spirito il Vangelo non verrebbe predicato in nessun luogo, senza lo Spirito nessuno di noi sarebbe in grado di dire Padre a Dio. Sono parole di San Paolo e ci dobbiamo veramente credere. Di questo Spirito ognuno di noi, in quanto battezzato, è parte e vita e espressione, in qualche modo è anche voce. E l'acqua, e ne viene di conseguenza, l'acqua rappresenta fondamentalmente i sacramenti, incominciando dal primo, fondamentale, potremmo dire unico, da cui poi dipendono tutti gli altri sacramenti, il battesimo. Il battesimo che raccoglie, ecco, per intero, la vita terrena di Gesù, dal battesimo di Giovanni, che celebreremo domani, al momento della croce, dove aprì il suo cuore trafitto dalla lancia e versò, dice Giovanni, sangue ed acqua. Battezzati vuol dire essere immersi, andare in qualche modo in apnea sotto l'acqua. Ecco, immersi in quale acqua? Ecco, è ancora una volta l'acqua dello Spirito Santo che rinnova le nostre vite, le purifica e ci rende voce e testimoni della divinità in modo concreto. Ed è in virtù, ecco, di questa immersione totale nello Spirito, attraverso i sacramenti, il sacramento del battesimo e gli altri sacramenti che rivitalizzano ogni giorno il battesimo e l'Eucaristia, la confessione, sono quelli del cammino quotidiano. Ecco, possiamo arrivare al terzo testimone, che è il sangue, è il sangue di Gesù, il sangue del Signore versato sulla croce per ognuno di noi. Ogni goccia del suo sangue è sufficiente per la salvezza dell'universo intero ed è sufficiente per la salvezza di quell'universo che è ognuno di noi, ogni persona, credente e non credente, perché il Signore è alla ricerca continua di tutti e non vuole che nessuno vada perduto. Siamo di fronte a Padre Pio, ai suoi resti mortali, alla sua grande testimonianza. Sentiamo in lui un modello per la nostra vita. Ecco, se guardiamo con attenzione alla sua esperienza,
ci rendiamo conto come questi tre testimoni siano stati in Lui veramente forti e decisivi. Lo Spirito, con il dono unico che gli ha dato, di essere il rappresentante in terra, quasi fisicamente e carnalmente, del Cristo crocifisso e risorto. La sua attenzione continua alla vita sacramentale, in particolare all'Eucaristia e alla confessione, alla remissione dei peccati, che avrà vissuto prima passivamente per sé e poi in forma attiva e attivissima a dono e attenzione per gli altri. E come non vedere in lui lo spargimento continuo e fisico di sangue quotidiano attraverso le stigmate, ma non per lui, bensì per noi e per l'umanità, come è stato chiamato Cireneo dell'umanità. Allora, anche attraverso la sua intercessione e la vicinanza che il santuario ci dice fisicamente, chiediamo la sua intercessione perché anche per ognuno di noi, secondo la vocazione che ha ricevuto, l'esperienza, la responsabilità e i limiti che possediamo, possa dare questa testimonianza, accogliendo lo Spirito, immergendosi continuamente nel mistero del battesimo e dei sacramenti, disposto ad essere testimone, versando il nostro sangue, dando la concretezza della vita di ogni giornata. Amen. Lebbra è la nostra ignoranza delle cose di Dio, lebbra i nostri istinti mal governati e i nostri peccati. Ci stringiamo con umiltà a Cristo Salvatore come il malato del Vangelo e lo supplichiamo per la nostra guarigione e la nostra salvezza. Rivelaci il tuo amore, Signore. Rivelaci il tuo amore, o Signore. Dall'eternità la vita passa dal Padre al Figlio e nel tempo la grazia fluisce dal Salvatore nei Suoi redenti, perché nulla e nessuno ci distolga da Lui, unico nome sotto il cielo in cui possiamo sperare. Preghiamo. Rivelaci il Tuo amore, o Signore. Viviamo nel tempo, ma siamo in cammino verso l'eternità, anzi, per mezzo della grazia santificante e dello Spirito Santo, già qualcosa di eterno è rinchiuso e pulsa dentro di noi. Perché la nostra condotta sia degna dell'altissimo traguardo al quale siamo candidati e attesi, preghiamo. Rivelaci il tuo amore, o Signore. Con santa ed entusiastica fierezza, il salmista ha proclamato i favori e la benevolenza di Dio per il suo popolo, perché ci sentiamo in ogni momento creature amate dal Signore e peccatori da Lui perdonati. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, o Signore. Ancora una volta ha fatto capolino nel Vangelo un binomio interessante. Gesù è ugualmente grande nel compiere miracoli e nel ricercare l'intimità col Padre suo, perché nei limiti delle nostre personali condizioni di vita sappiamo esercitare pietà e carità fraterna. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, o Signore. Tutti i defunti che hanno conosciuto nell'Eucaristia un viatico per il pellegrinaggio terreno siano ammessi a partecipare alla gloria del Signore risorto. Preghiamo. Rivelaci il tuo amore, o Signore. Preghiamo per la Chiesa intera, in modo particolare per la Chiesa di Africa e di Madagascar,
e per la diocesi del nostro confratello vescovo Fabian, perché la crescita e lo sviluppo missionario della Chiesa sia continuo e secondo l'intenzione del Signore raggiunga veramente gli estremi confini della terra. Preghiamo. O Gesù, che nel casto talamo della Vergine Maria ti sei congiunto come sposo alla nostra umanità, manifesta la tua potenza e diffondi la tua grazia sul mondo intero, perché tutti giungano alla conoscenza della verità e alla tua sequela, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza il possesso dei beni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Vescovo concelebrante e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci di avere pata la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, Padre Pio, e che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, che ci permette di essere Suoi testimoni, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi mettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
sangue di Cristo, calice dei peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che edifichi la tua Chiesa per mezzo dei sacramenti, suscita in noi nuove energie di vita, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. E buona giornata a tutti, in particolare al Vescovo, a tutti i confratelli che sono stati in questi giorni a San Giovanni Rotondo e a chi viene come pellegrino e devoto. Buona giornata. Le tue occhi.